Mini recensione richiesta da Patreon dal mito Giulio Grassi, che mi chiede di parlare di un film del 2007 che poco mi garba, ovvero Martis di Pascal Lahier. Che devo fare? Devo dire. Io amo questo regista, mi garba tutti i suoi film. Questo Martyrs fu un atto di violenza contro la sua cacciata dai grandi del cinema francese dopo l'insuccesso del meraviglioso, invece per me, thriller soprannaturale Saint-Ange. Cupo, baviano e fulciano fino in fondo. Questo Martyrs in pratica è la storia di Lucia, che è una ragazzina che è stata stuprata, deflagrata, non si capisce bene all'inizio, non me lo voglio dire, che comunque va a rifinire in una clinica, conosce quest'anno una sua amica e passano 15 anni e noi vediamo che sono due ragazze, si avvicinano in questa villa in campagna di una famiglia borghese, siamo in Francia chiaramente, praticamente questa entra e ammazza tutta la famiglia. Poi cosa succede però? Che Lucia viene ammazzata essa stessa e Anna, la sua amica, a che la quale era arrivata sul posto, viene presa e martirizzata appunto da questa setta, che è appunto una setta che prende le ragazzine e le martirizza come le sante, proprio per arrivare a capire cosa c'è oltre la morte, o almeno al di là di quello che noi percepiamo come reale, visto che il martirio ti dovrebbe portare a vedere il paradiso, quello che c'è dopo la morte, anche prima di morire. Questa è la trama di Martyrs. Il film è meraviglioso, perché in realtà dietro tutto questo rigirio di trama abbastanza assurdo, in realtà ci troviamo di fronte all'anti-torture porn, perché questo è stato definito torture porn all'hostel. No, qui è proprio il contrario. Qui ci troviamo di fronte a un film bergamaniano, secondo me, fino in fondo, proprio un film che si struttura proprio per distruggere prima di tutto la borghesia, il suo modo razionale di pensare e di essere superiore a tutto, perché poi i cattivi qui sono borghesissimi, che cercano proprio di trovare una scusa alla loro crudeltà, alla loro cattiveria, per credersi buoni nel cercare qualcosa al di là, e utilizzando per questo però la tortura. Le torture sono in effetti terribili, il sangue scorre a fiumi, lo spellamento, cioè c'è delle cose veramente angoscianti, però quello che attacca la Lahier è proprio il sistema, attacca in maniera fortissima le convinzioni proprio radicate nella borghesia, attraverso però un horror, senza però per questo perdersi, cioè e sfilacciarsi in un classico film a temino. Ecco, noi capiamo tutte queste implicazioni sociopolitiche grazie proprio alla messa in scena, grazie proprio alle inquadrature, grazie proprio a certe scelte di sceneggiatura, ed ha un finale che è veramente fantastico, uno dei finali più belli della storia del cinema horror, secondo me. Tra l'altro questo è proprio un horror dell'anima, un horror che ti distrugge, perché ti rendi conto che in realtà cose del genere potrebbero davvero esistere. In un certo senso con i bambini di Cold Rock lo porta quasi avanti questo tema, ripulendolo dallo splatter, ma qui siamo di fronte comunque, ripeto, a un film per stomaci comunque forti, perché il film è comunque violentissimo, ma ripeto, è un film che però tratta l'idea della vendetta, tratta l'idea della passione, l'idea della religione, anche la follia dell'iperreligioso e soprattutto anche la follia appunto di chi vuole, ma che cazzo è, oh, di chi vuol sapere troppo da una vita che ti dice al massimo quello che ti serve per sopravvivere. E naturalmente il borghese, il riccone, non gli va di essere come un altro essere umano qualsiasi e vuol sfruttare appunto gli esseri umani più deboli per cercare di risolvere qualcosa nella loro misera esistenza, che non sia fatta solo da soldi, edonismo e puttanate varie. Quindi per me Martyrs è un capolavoro degli anni 2000, è uno dei film più importanti che siano mai stati fatti. Pascal Lahier è secondo me un genetto, La casa delle bambole, Saint-Ange, I bambini di Cold Rock sono tutti lì a dimostrare che questo è uno dei migliori registi degli anni 2000 e che Martyrs è di Mortone un capolavoro ed è uno dei 20 horror più belli del XXI secolo. Chi non lo ha visto lo veda al volo, chi lo deve comprare lo compri al volo, chi non l'ha visto stia su Ceci per 4 mesi perché se lo merita, altro martirio appunto, però ve lo faccio fare io che manco sono religioso e dal quale non pretendo niente, a me non mi interessa un cazzo di sapere cosa c'è dietro la morte, perché sono ateo e c'è la polvere dopo la morte, ecco, semplice. Però Martyrs in un certo momento mi ha fatto anche credere di essere un po' religioso, proprio perché mi ha buttato completamente di fuori, perché poi a livello di fotografia e tutto il resto è un film veramente da scoprire, montaggio eccezionale. Lahier dimostra di essere uno che attacca allo schermo lo spettatore qualunque cosa narri, e Martyrs è il suo capolavoro.